Debutto ufficiale sotto il cappello MC Sa CPR, ma insomma un debutto che non è per questa coppia, nel senso che voi siete collaudate, lavate insieme. Siamo qui all'Open Day che racchiude un po' i vostri brand che operano nel settore dell'abbigliamento, dell'accessorio e della gioielleria. Tutto bene? Sì, siamo molto contente in quanto abbiamo tutti i nostri, la maggior parte dei nostri clienti, tutti i clienti made in Italy che per un giorno hanno invaso l'agenzia, quindi si alterneranno i giornalisti che verranno a conoscere tutte le collezioni, quindi abbiamo il mondo dei gioielli, il mondo della moda con ditte di costumi, di vestiti, quindi e argento, quindi siamo molto molto contenti. Primo debutto, per ora sta andando molto bene. Di cosa vogliono questi brand? Insomma, il Made in Italy oggi, dalla comunicazione da un'agenzia come la vostra, cosa cerca? Ah, sicuramente cercano la valorizzazione del Made in Italy e quindi riuscire a comunicarlo in Italia come valore è fondamentale. La vostra è un'agenzia al femminile, perché non solo Made in Italy, ma pure femminile, con sguardo internazionale, eccezione fatta per Mauro, che vabbè, non è qui presente, però è l'unico uomo. Come si lavora tra le donne? È vero, insomma, che abbiamo la capacità di guardare eclettico? Guarda, io devo dire che mi trovo benissimo. Ognuno di noi ha una caratteristica e un carattere molto forte, ma è fondamentale che noi ci confrontiamo tutte. Siamo una grande squadra e grazie anche alle ragazze che lavorano con noi, con me e Laura, siamo cresciute e siamo quelle che siamo. Obiettivi, insomma, quali sono i vostri traguardi che volete raggiungere nell'immediato futuro? Ah, secondo me, penso di parlare anche a nome di Francesca, è fare bene quello che stiamo facendo adesso con i nostri clienti, allargare anche la visione del futuro, quindi stiamo già collaborando per realtà del mondo di un network di shopping televisivo online, abbiamo un cliente nel mondo del turismo di lusso e di allargare sempre più la nostra visione nel futuro. Quanto pesa l'internazionalizzazione, insomma, vostra? Com'è? Ti senti più aperta a nuovi orizzonti o comunque si perde anche forse la libertà d'azione? No, devo dire che c'è molto confronto con il network, diciamo, internazionale, c'è il confronto, c'è scambio, però è una bella lotta, una bella lotta. Ma l'Italia saprà farsi notare? Assolutamente, noi poi siamo molto fortunate perché abbiamo comunque la struttura di MC Saatchi che ci sostiene, c'è molto confronto, abbiamo molte attività insieme, quindi andremo avanti così, quindi ci vedremo, spero di vedervi presto, raccontarvi altre novità.